Buongiorno, benvenuti. Oggi studieremo la seguente strategia. Questa è la strategia numero 14. È una strategia molto, molto semplice, facile da seguire. Si basa esclusivamente in due moving average, due medie mobili. Sì, sarebbe la traduzione. Non so se la dico corretto in italiano, ma è da tanto la verità, c'è delle parole che non le conosco in italiano sul trading, sempre l'ho sentito in inglese e allora mi viene un po' complicato. Va bene, useremo due mezze mobili, due medie mobili e due ATR con le proprie medie mobili. Adesso useremo un'altra volta il broker di eToro col suo graficatore per fare tutte le analisi di ProChart, che è molto buono, c'ha. Potete avere, se volete, tanti grafici in uno stesso schermo, è molto comodo. Va bene, cominciamo. Oggi non dirò troppe altre cose che non riguardano la strategia. Cominciamo. Prima di tutto leviamo tutti gli indicatori, li leviamo e cominciamo. Quando apriamo il nostro graficatore ti viene così, senza niente. Possiamo usare qualsiasi vogliamo. Io per adesso in questo caso sto usando euro-dollaro e nel grafico di un'ora. Sarebbe che ogni candela equivale ad un'ora. Questa strategia si può usare in un'ora o in 30 minuti. Personalmente mi piace di più in un'ora, ma in 30 minuti funziona anche. In un'ora c'è meno sbagli, è più sicura la strategia. Va bene, cominciamo. Prima di tutto mettiamo le moving average, le medie mobili, nel nostro graficatore. Cominciamo, schiacciamo qua, andiamo su Studi 2. Moving average, mettiamo la prima di 30 periodi. Stavolta la metteremo al high, che sarebbe al prezzo più alto che si è mosso la candela, e lasciamo così in semplice e la facciamo di colore verde. Questo sarebbe il primo. Il secondo, sempre una media mobile, moving average, e stavolta sempre di 30. Però stavolta la mettiamo al low, che sarebbe il prezzo più basso della candela che si è mosso in quel periodo di tempo. E la lasciamo di colore rosso. Queste sarebbero le nostre due medie mobili, the moving average. Ok, adesso continuiamo con l'ATR, Studi 2, no, in Studio 1, scusa, e c'è Average Through Range. Questo sarebbe ATR. Siamo lì. Lo mettiamo stavolta di 30 periodi e lo mettiamo di colore blu. Questo è il primo. Adesso poi vi spiegherò come si mette la media mobile dentro l'ATR. Adesso facciamo il secondo ATR, che ce ne servono due. L'1 ATR, stavolta di 14 e sempre di colore blu. Fatto. Adesso procediamo a mettere la media mobile dentro l'ATR. Come si fa? Di questo modo, schiacci qua, Studi 2, Moving Average, la mettiamo del primo ATR, dell'ATR di 30, la facciamo di 5 periodi. E vedete qua dove c'è scritto Close, che non l'abbiamo messo l'altra volta al High, adesso schiacciamo qua e andiamo, c'è scritto ATR 30, schiacci lì e la mettiamo di colore rosso, rosso va bene, e schiacci Creare. Già sei riuscito a mettere la sua mezza mobile dentro l'indicatore ATR di 30. Proseguiamo con quello di 14. Lo stesso, qua, Studi 2, Moving Average, stavolta mettiamo 4 invece di 5, scegliamo l'ATR di 14, semplice e rosso, fatto. Adesso, come funziona questa strategia? Prima di tutto, devo dire, è una strategia di scalping. È molto importante e significa scalping è che è aggressiva. Lo scalping è prendere i pochi pips, pochi punti che riesci a prendere al mercato e uscire veloci. Allora, questo funziona così. E lo stop loss di normale si mette, per esempio, se andiamo a comprare, lo stop loss va al di sotto della linea rossa. Se andiamo in vendita, lo stop loss va al di sopra della linea verde. Ok, come si entra in compra qua? Cominciamo. Per esempio, qua potremmo aver entrato in compra, a comprare, così, seguendo la seguente forma.
Il prezzo deve, sarebbe, queste candele devono passare la linea verde e chiudere al di sopra. Una volta chiuso al di sopra sarebbe che ha confermato che il prezzo ha superato la linea verde, entriamo a comprare. Per esempio qua sale, lo supera, ma chiude al di sotto, anche se un po', chiude al di sotto, non entriamo su questa. E la seguente forma, apre, passa al di sopra, chiude al di sopra e dovete guardare che l'I2 ATR sia la linea blu al di sopra della linea rossa. Come tutti e due potete vedere sono al di sopra, entriamo in compra, alla chiusura di questa candela sarebbe la seguente, qua entriamo in compra, compriamo, mettiamo lo stop loss qua sotto, proprio a 2 pips, 3 pips massimo dalla linea e entriamo in compra, aspettiamo, 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 come vedete lo stop loss non lo tocca. Va su, va su, va su e subito chiudiamo appena siamo riusciti ad avere 10 pips, 10 punti. Più quanto costi lo spread? Lo spread, per esempio, qua adesso sono 3 pips, allora chiuderemo a 13 pips massimo. Appena tocca i 13 pips, chiudiamo e ci dimentichiamo. Per esempio, un'altra qua ci potrebbe fare anche rientrare. Una volta scende il prezzo, chiude al di sotto, non facciamo niente. Risale il prezzo, richiude al di sopra, ci ha dato la seconda entrata proprio seguendo questo temporario, ci ha dato la seconda entrata seguendo questa linea e guardiamo che l'ATR sia sempre al di sopra della linea rossa. Ritorniamo ad entrare in compra, entriamo, lo stop loss qua sotto, aspettiamo, 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 sicuramente entriamo in questo, io penso attorno qua sarebbero già i 10 pips, aspetta, vediamo se è giusto. Entriamo qua, fino a qua sono 13 pips esatti, avremmo chiuso in profit, se no all'altra candela avrebbe chiuso in 15, no aspetta, non è scritto, in 14, perfetto, avremmo chiuso con un pip, noi chiuderemo a 13, perciò un pip che se lo tenga al mercato non ci serve a noi, questa è una, va bene, poi questo, adesso vediamo come funziona una vendita. Andiamo un po' indietro, così passiamo più veloce. Ah, qua. Vediamo. Qua per esempio il prezzo scende, chiude al di sotto della linea rossa, però gli ATR non sono bene. Gli ATR devono essere sia in vendita che in compra. Il blu deve essere sopra il rosso. Se sono al di sotto non ci interessa, perciò qua non possiamo entrare. Qua è già troppo tardi. Anche se sono diventati blu. È troppo tardi perché non deve, è importante che il prezzo vada così, che faccia, che proprio incroci la linea, deve passare sotto la linea. Se ritorna su un po' e torna giù, non ci interessa. Come in questo caso, vedi che è andato, non ha chiuso al di sopra della linea rossa. Se questo prezzo avrebbe chiuso qua prima, allora sì, mi sarebbe interessato la seguente candela. Però come non ha chiuso, che ha soltanto è arrivato lì e ha chiuso al di sotto, non ci interessa. Proviamo un'altra. Qua ci sono. Vediamo. Oh, qua, finalmente. Qua ci sono tutti e due movimenti perfetti. Il prezzo scende, passa la linea rossa al di sotto, chiude al di sotto. Nella seguente candela entriamo, perché? Perché i due ATR sono in blu. Perfetto, entriamo, lo stop loss qua al di sopra della linea verde, continuiamo, continuiamo, continuiamo e qua sicuramente abbiamo chiuso con 13 pip senza nessun problema. E lasciamo stare, non si rientra, anche se qua sarebbe ancora blu, non si rientra finché non succede il contrario. O finché il prezzo non scende giù, chiude qua sotto. E poi ritorna su o ritorna giù dipendendo da come sia il mercato in quel momento. Per esempio, se il prezzo qua scende, chiude qua, vediamo qua ci sono due vendite, possiamo fare la vendita, però come vedete qua ci tocca il nostro stop loss. O se vedi per esempio che succede in questa situazione, potremmo chiudere appena in questa incrocia, chiudiamo qua.
La nostra operazione, perché ci è toccato lo stop loss, e subito apriamo una compra. Questa sicuramente è stata una notizia. Perciò noi in notizie di normale non operiamo. Quello bisogna stare molto attenti. Spero sia stato utile quello che vi ho spiegato. Importante ricordare al di sopra, quando sorpassa il prezzo e chiude al di sopra si compra, quando il prezzo sorpassa al di sotto di qua e chiude al di sotto si vende, sempre quando gli ATR siano in blu. E si fa uno scalping aggressivo, 10 pips massimo, 10, 13, 15, dipendendo di quanto sia lo spread anche. Però se per esempio sono più di 20 pips, lasciate stare l'operazione perché non sarebbe troppo complicato. 10 pips, bisogna essere aggressivi, 10 pips e basta, così riuscite a fare molte operazioni e avere un bel cuscinetto di capitale per salvare il vostro capitale di inizio. Va bene, molte grazie. Se avete dubbi o se avete qualche suggerimenti o qualcosa per migliorare, sono a vostra disposizione. Molte grazie.